Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots. Sono davvero contento di tornare a giocare a un gioco che la prima volta che l'ho aperto l'anno scorso mi è piaciuto un sacco. Poi devo dire che non l'ho rigiocato tanto, ma perché già la prima esperienza di gioco era stata bella. Sto parlando di Stellaris. L'anno scorso abbiamo fatto il nostro pollaio intergalattico e ora ragazzi sta per uscire, fra 3 giorni uscirà il nuovo DLC. Come per Europa Universalis 4 faremo un micro let's play, ve l'ho detto ieri nel vlog, di 3 episodi e poi faremo l'ultimo episodio di Let's Explore con anche quello che ne penso. Questo è quello che ho intenzione di fare. Quella che sentite è la nuova musica che dovrebbero aver inserito. Comunque è la versione 1.5 del gioco, buttiamoci subito dentro a capofitto. Questo qua ragazzi è il pollaio intergalattico. Per chi non lo conoscesse ragazzi, guardatevi questa serie perché è stata una cosa pazzesca, abbiamo davvero dominato la galassia come uno stato di polli. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito a giocare. Rispetto a Europa Universalis 4 ho seguito, devo dire, un po' meno lo sviluppo, quindi non so tutte bene le tematiche, però ho visto che hanno inserito le infrastrutture, si può giocare alto, è possibile modificare lo stato ancora meglio, dire insomma, alle varie razze che andremo a conquistare. Tu puoi fare queste cose perché mi piaci, tu puzzi, non puoi fare niente. Insomma, bisogna decidere chi puzza di più e di meno. Allora, apparenza. Ci sono tutti questi nuovi modelli. Io possiedo anche Leviathan. Quindi ci sono molte novità. Il gioco rispetto all'inizio è davvero cambiato tantissimo. E francamente non vi so dire al 100% cos'è di Leviathan e cos'è di Utopia. Però cerchiamo di capirlo. Allora, qua possiamo decidere i vari tipi di tizi. Io pensavo per questo Micro Let's Explore o ci facciamo uno stato di super gattoni giganti. Questi qua sono le volpi. Se no andiamo, facciamo tipo qualcuno di questi. Cioè guardate che brutti. Queste qua sono tipo le piante. Non ho il DLC delle piante, quello non l'ho preso. Allora, questi qua non so se c'è qualche nuovo modello, francamente. Questo mi sembra nuovo. Le lumache, guardate che bella che c'ha la cosa qua. Facciamo le lumache, dai. Next. Allora, l'impero delle lumache. Lumaco. Lumaconia. Scriviamolo giusto. Lumaconia. Aspetta, questo qua è il nome della specie. Allora, lumache, lumaca, ok? Facciamo così e basta. Lumache e lumacose, lumacoso, ok? No, lumaca non mi piace, facciamo tipo lumaca. Basta, lumaca, non so, voglio perdere troppo tempo su sta roba. Allora, nome possiamo scegliere tutti questi. Tra l'altro, ragazzi, pensavo di mettere lentissima e poi il nome dell'astronave, visto che siamo lumache. Mettiamo nomi rettiliani 1, tanto va bene, giusto per provare qualcosa. Ok, qua iniziamo a fare le nuove cose. A proposito, ecco, volevo dirmi una cosa. Devo capire come, perché essendo un gioco Paradox è molto moddabile, potrei mettere tutti i vostri nomi qua dentro. Però prima dovrei trovare il modo di raccoglierli. E in maniera tale che, tipo, ognuno di voi ha un nome. Cioè, tipo, compare adesso uno dei miei iscritti che mi ha dato più consigli nella serie. Non lo so, che mi è rimasta più impressa è stata effettivamente quella di Trump con Europa Universalis 4. Sergente A o non lo so, Dottor Regulus si trovano qua per dire. Adesso, ragazzi, non offendetevi se non ho detto il vostro nome, era per dire. Comunque, questo è. Poi, tratti. Allora, qua di sicuro ce ne sono di nuovi. Come sempre vale la regola che ne possiamo prendere 5 e abbiamo 2 punti da spendere. Quindi se prendiamo una cosa che vale 4, dobbiamo per forza prendere 2 cose che valgono meno 1. Quindi quelle verdi. Vediamo allora, cerchiamo di fare qualcosa di fatto bene. Siamo lumache, quindi siamo abbastanza sedentarie, direi, giusto? Dov'è sedentarie? Perché non lo trovo? Dov'è sedentarie? Allora, no, siamo lumache felici noi. Siamo lumache che crescono. Siamo lumache che imparano un po' lente, forse. Siamo lumache deboli, quello sì. Siamo sedentarie e siamo solitarie.
Però questo ci dà la possibilità di essere lumache che non muoiono mai. No, non lo so se mi piace questo. Siamo lumache tutto sommato industriose e che guadagnano un po' di soldi. E abbiamo finito i punti da mettere. Quindi abbiamo più crediti e più minerali. Vediamo se c'è qualcos'altro, qualcosa di nuovo. Allora, agrarian, più food. Beh, potrebbe essere bello. Intelligent, questo invece ci dà output scientifico, va bene. Adattivo ci dà più adattabilità. Crescita nel tempo, questo qua non adattivo, credo che nessuno voglia mai prenderlo. Talentuoso, interessante. I leader imparano più velocemente. Carismatico, le altre specie sono contente se sono vicine a noi. Qua invece è il contrario. Questo qua cambiano le etiche, la vita dei tizi, decadenti per la schiavitù, non faremo schiavitù in questo micro Let's Explore, aumento del consumo del cibo, wasteful, consumer goods cost, questo non so bene cosa sia, strong, ecco questo qua l'avevamo fatto con i polli perché avevamo fatto super minerali, perché avevamo giocato molto larghi. Dai, farei così io. Andiamo su. Andrei a fare agrarian. Quindi siamo delle lumache lente ma molto laboriose. Next. Qua perché non va bene? Mi dà rosso ma dovrebbe andare bene. Requires are not following government ethics. Vediamo più avanti. Allora, il tizio, facciamo una bella lumachina donna che si chiama alcol, questo perché è la prima cosa che ho visto davanti a me. Allora, il titolo da donna lumaca è Matrilumachissima, perfetto. E Airtile va bene così. A posto, mi piace. Cambiamo la stanza, visto che siamo lumache, stiamo in una stanza da lumache, direi. Quindi, no, questa qua non mi piace. Questa qua invece cambiamo colore della lumaca. Blu. No, a me piacciono le ragazze con i capelli rossi, quindi va bene così. Poi andiamo avanti. Nome del pianeta. Mucolandia, perché sto facendo una cosa così schifosa? Nome della stella. Nome della stella. Allora, cos'è che uccide le lumache ma che rende il tutto essenziale per loro? È il sale. Quindi al posto del sole abbiamo il sale noi. Perfetto. Sistema iniziale random. Poi, allora, qua si può scegliere. Questa è una cosa nuova rispetto all'ultimo Let's Explore che abbiamo fatto. Allora, adesso non ci sono più pianeti divisi come prima, che facevamo una specie di cerchio. Adesso bisogna decidere direttamente. Non è partito il timer, cazzarola. Facciamo qualcosa da ancora 20 minuti di questo Let's Explore. Allora, adesso praticamente, cioè prima come funzionava? C'era uno stato, un pianeta tipo oceanico. Quell'oceanico era collegato a quello tropicale, che era collegato a quello, a un altro, un altro, un altro. Allora, lì funzionava che il pianeta vicino a quello che avevi scelto aveva un certo grado di adattabilità e poi a seguire di meno. Qua invece è diverso. Hanno semplificato la cosa per renderla anche meglio a livello di gameplay, diciamo. E praticamente ci sono tre tipi di climi: secco, bagnato e gelato. E se siamo in un tipo di clima che a noi va bene, abbiamo l'80% di adattabilità. Invece, se siamo in un clima che non va bene, abbiamo il 20%, il che vuol dire che all'inizio ovviamente non si possono colonizzare questi pianeti. Dunque, noi siamo una lumaca, quindi direi che il clima tropicale è perfetto. Clima tropicale è perfetto, perfetto. Next. Allora, essendo una lumaca nel clima tropicale, direi che ci becchiamo qualcosa da funghi o da molluschi. Da molluschi mi sembra più lumacoso, perfetto. Ok, qua iniziano ad esserci le novità. Allora, innanzitutto qua sono cambiate tutte, sono cambiati i governi e tra l'altro per le etiche che abbiamo possiamo prendere solo alcuni tipi di governi. Allora, qua adesso ce le leggiamo tutte assieme perché io non sono riuscito a leggere bene tutti i Death Diaries e ci sono cose interessanti. Ci
Ci sono cose davvero interessanti. Allora, volevo giocare alto perché una cosa che hanno finalmente inserito è la possibilità di giocare alto. Alcuni di voi me l'hanno chiesto in continuazione nella serie con Milano. Cosa vuol dire giocare alto? Vuol dire non conquistare tanti territori che valgono poco e diventare sempre più larghi. Cioè, voi dovete pensare proprio un grafico. Mi espando. Non un grafico, dovete pensare, oddio, è difficile da dire, come se doveste costruire una città di Lego, ok? Di Lego. Dovete decidere se fare tante casette piccole, espandere il vostro territorio in tutta la vostra cameretta, o se fare un'unica torre enorme, ok? Questa super torre enorme occupa molto meno spazio, ma nonostante sia con la base più piccola, quindi la nostra base sarà più piccola, siamo comunque molto forti perché la torre ha più potere delle casette piccoline. Spero di essermi spiegato. Comunque, così vuol dire giocare alto e ora si può. E noi proviamo a fare una build particolare. Siamo delle lumache molto pacifiste, Core Sector System più 4, quindi possiamo avere un sacco di roba. E possiamo essere anche agrarian, che abbiamo. Allora, vedete cosa è successo? Praticamente si è aggiunta tra queste cose, queste qua le possiamo prendere solo in base a che etiche prendiamo qua, anzi queste qua sono le etiche esattamente. Ah, poi ecco, una cosa importante, ci sono gli hive minded, e che praticamente sono quelli che dicono mi sono rotto il cazzo delle etiche, faccio tutto io, e sostanzialmente sono proprio un altro tipo di partita. Però non vorrei farla in questo Let's Explore. Cioè, ci sono già un sacco di cose nuove. Quindi cerchiamo di fare qualcosa più alla nostra portata. Allora io farei, visto che siamo lumache pacifiste. Ci compare questa cosa qua che possiamo prendere solo da pacifisti. Direi che ce la prendiamo. E poi vediamo un po'. Empire Mineral Production. Quindi possiamo produrne un po' di più. Io vorrei fare qualcosa che ci dà davvero tanta Unity. Che è una cosa nuova. Adesso qua ne produciamo già uno in più. Vediamo un po' cosa ci dà più Unity. Questo qua ci dà Robot Maintenance Cost meno 10% e Research Speed. Adesso, ok, c'è sempre la questione che non potete scegliere la cosa opposta. Militaristi invece avete più danno delle armate e Fire Rate, quindi diventate davvero potenti. Però ovviamente non potete essere più Agrarian. E probabilmente potete fare qualcosa di nuovo che sono queste due. Quindi potete fare cultura guerriera o distinguished. Ci sono gli ammiragli più forti, sparata ancora più potente. No, noi facciamo che siamo super pacifisti. E poi ci mettiamo un altro punto. A proposito, si può fare tipo una cosa del genere adesso. Comunque, minimo pacifisti, leggiamo gli altri. Di sicuro non questi, di sicuro non quelli centrali perché è una cosa che non voglio fare. Vediamo qui così. Arresta meno 10% e crescita delle etiche degli altri, no. Però Fanatic Spiritualist potrebbe essere interessante per fare tipo i Protoss. Vorrei provare a fare i Protoss, ragazzi. Anche in visione di StarCraft 1 che porteremo sul canale. Allora, resettlement cost e costo per fare gli schiavi, scusate. È tardi, è notte. E influenza dalle fazioni, questo è importante. Poi vediamo cosa c'è ancora qui. Rival Inflation Gain e Border Rage più 15%. Wow. Quindi aumentano i nostri confini. È molto forte questa cosa. Trust Growth e Diplomatic Influence Cost. Allora, non saprei cosa fare. Se fare materialista o xenofobo. Perché, francamente, avere i confini più grandi potrebbe essere interessante. No, noi facciamo lumache che utilizzano i robot. Perfetto. Allora, adesso qua abbiamo scelto. Qua perché mi dava rosso? Mi dà ancora rosso. Quindi vuol dire che devo per forza scegliere una di queste. Vediamo se controllate quello lì, diventa rosso in ogni caso, cioè bianco in ogni caso. No, 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 attenzione. Quindi vuol dire che quello che abbiamo scelto forse a quanto pare non va bene per le etiche. Non lo so. Comunque
Comunque noi andiamo a prenderci questo e questo. Così facciamo tanta unity. Poi siamo lumache democratiche o no? Boh. Queste qua hai mind, hanno tutta una loro cosa. Siamo l'impero delle lumache, la dittatura delle lumache, l'oligarchia delle lumache o la democrazia delle lumache? Boh. Ci pigliamo questo. Ne posso prendere un'altra. Monthly influence, customer consume goods, stato di polizia che riduce l'arrest, resource alternative. Non è male questa. Potremmo prenderci questa. Poi gilde minerarie, potremmo fare anche meno. Core sector system, ragazzi, pensate un po', qua ci dà più 4, qua potremmo andare direttamente a 6, però non credo durerà così tanto questo mini let's explore, facciamo qualcos'altro. Questo qua partiamo già con 4 robot, che non è male visto che questo qui va bene, dai, partiamo con 4 robot. Se no cosa abbiamo ancora? Core system, building cost, la scelta era tra quello francamente e l'influenza nel, al mese, no non è vero, e quella della scelta della, questa qua, technocracy. La scelta è tra technocracy e mechanist. No, proviamo mechanist. E siamo nella... Noi siamo uno stato pacifista democratico. Ah, essendo democratico possiamo anche fare questo. Con la meritocrazia. Vediamo cosa salta fuori. Qua salta fuori questo, che aumenta le skill del tizio, anche qua, e questo non lo possiamo... No, noi siamo così, perfetto. Nome dell'impero? Laghetto. Dove vivono le lumache, ragazzi? Che ne so. Lumaconia. Lumaconia. Perfetto. Lumacoso. Perfetto, next. Ok, qua bisogna scegliere un po' di simboli. Allora, per la partita che andremo a fare... Ho una sorpresa, però non vi farò vedere questa volta. Allora, noi siamo per... Questi simboli sono troppo cattivi. Cerchiamo qualcosa di rotondo. Di pace. Di pace e serenità. Tipo questo, secondo colore, un altro verdino. Questo. Mi piace, dai. Va bene così. Poi armi laser che mi sembrano essere le migliori. Vorrei provare questo, quindi proviamo, perché il mio Let's Explorer lo facciamo così. Le navi verdi, che belle che sono. Ci prendiamo quelle da mollusco, perché noi siamo un tipo rettile mollusco, quindi va bene così. Questo è tutto quello che siamo noi. Va bene, direi che ci siamo. Iniziamo. Save. Lumaconia. Save. Perfetto, done. Allora, giochiamo nella galassia più piccola che c'è, tanto perché almeno vediamo più cose. Ci mettiamo... No, facciamo questa qua, dai, 6 AI, facciamo 7, almeno ne incontriamo qualcuno in più. Advanced Star 2, Fallen Empire, va bene 1 su 7. Abilitabile Wards facciamo per 1,5. Non possiamo fare gli achievement perché modifichiamo questa cosa. Tutto il resto lo lasciamo normale, play. Ok ragazzi, quali sono le novità di Utopia in Stellaris? Allora, noi possiamo costruire la nostra utopia personale, imporla agli altri e tutte le questioni varie, ma di per sé Stellaris è già un gioco che mi fa... Mamma mia che bello. Allora, innanzitutto, scegliamo le tecnologie. Possiamo scegliere, questo qua che aumenta la... Possiamo già fare il modulo? Space Level 2, di già? Ship Path. This technology will lend the for advanced construction. Ok. Questo qua non mi interessa tanto. Beh, andiamo direttamente a quello. Qua ovviamente facciamo... Ah, non abbiamo la possibilità di andare a colonizzare. Forse qua? No, non c'è. Allora facciamo questo. E questo qui... Cosa che fa? Produce 4 unity. Wow! Quindi questo qua serve per produrre più unity. Allora, che è questa? Già non ne produciamo un sacco perché appunto siamo pacifisti.
Di solito questo numero di per sé è più 1, noi già partiamo a più 4, ora vi faccio vedere che cos'è. Growth time. No, facciamo questo. Va bene, abbiamo scelto le nostre cose, prendiamo le nostre navi, iniziamo a fare survey system. Allora, la nostra amica qua, fai survey system. Fai survey system e basta, francamente va bene così. Ci sono un sacco di asteroidi, è davvero un ottimo punto di partenza secondo me. Vediamo un po' lo spazio, lo possiamo già vedere? Sì. Allora, qua abbiamo già un pianeta da 12, un po' piccolino, questo qua da 15, non è proprio il top, però cerchiamo di andare su quelli, il colore è bellissimo verde. E andiamo avanti. Allora, questa è la nostra flotta, mandiamola un po' a esplorare. Facciamoci prima questo giretto. Togliamo la pausa. Potrei dividere le navi in tre. Lì c'è un buco nero. Diciamo che poi torni a casa dopo che hai fatto così. E ti mettiamo che sei più evasivo. Fleet stance aggressive, evasive. Perfetto. Così se c'è qualcuno scappate e non crepate come degli allocchi. Andiamo a velocità massima. Allora, ci sono un sacco di cose particolari. Innanzitutto sul nostro pianeta, ecco qua, Surface, dovremmo avere già dei robot, quindi produciamo davvero un sacco di cose e produciamo anche un sacco di Unity, perché abbiamo messo che ogni fattoria produce Unity. Guardate qua quante ne produciamo. Ora voi direte che cavolo è la Unity? È una cosa nuova che hanno messo ora. Allora, innanzitutto, questi qua producono circa meno Unity perché sono robot, però comunque meno di uno non possono produrre a quanto pare, quindi va benissimo metterli lì. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 3 di questi, perfetto. Stiamo già partendo a bomba. Qua dobbiamo aspettare di poter pulire sta roba. Facciamo pulisci subito e poi tu ti metterai lì. Perfetto, allora cos'è la Unity? Qua è tutta quella cosa nuova che si utilizza spendendo Unity. Allora, praticamente qua possiamo scegliere le nostre tradizioni e poi i nostri aspetti. Ascension Aspect. Tile blocker cleared. Tile blocker cleared. Ok. Quindi qua possiamo spostare questo qui e qua costruire questo. Com'è che si faceva a spostare qua? Basta trascinarlo ovviamente, perfetto. Così potenziamo un pochino più il cibo. Anomaly found. Anomaly found. Research, dai, mi sento fortunato. 20%. Speriamo di non essere troppo sfortunati noi. Vediamo un po'. Più 3 di energia su questo asteroide. Wow. Wow, ragazzi. Pazzesco. Allora, prendiamo la nostra nave. Purtroppo non abbiamo ancora trovato minerali. E io li ho già spesi. Però andiamo qua. No, non questa, scusate. Questa. Lentissim che va a fare le sue cose. Ovviamente, ragazzi, non sto giocando questa partita seriamente al 100%. Mi interessa più capire un attimo com'è il nuovo gioco. Un'altra. Vabbè, cerca. Tanto abbiamo sviluppato e cercato qua attorno. Cosa abbiamo trovato? Un pianeta da 19. Interessante. Allora, mandiamo la flotta a esplorare questo braccio di galassia. Secondo me è interessante giocare con questo tipo di, Construction complete. come si dice, questo tipo di movimento. Remarkable, warp impact. A massive crater on... Dov'è? Ah, abbiamo trovato un cratere gigante qui. Ok, finalmente abbiamo la nostra nave da costruzione. Dopo vai qua e andiamo a ciularci subito un po' di minerali, che è la cosa principale. È diventato careful 1, molto bene. Dicevo, secondo me è molto interessante utilizzare questo tipo di capacità di movimento. Certo, rallenta un po' il tutto. Hai fatto questo, torna a casa facendo anche quel giro lì. Va bene. Ok, abbiamo trovato un hostile fleet. Vediamo un attimo.
Quindi qua abbiamo trovato una flotta ostile. Ok, siamo già arrivati a qua, possiamo prendere uno di questi. Allora, ora come funziona tutta questa cosa? Praticamente io ho fatto una build in maniera tale che noi abbiamo davvero un sacco di questa. E forse 87 è il numero massimo perché è diventato giallo. Abbiamo un sacco di cibo perché è diventato giallo anche quello. Possiamo spenderla, anzi dobbiamo spenderla. E qua praticamente assomiglia un po' a Civilization 5 così a prima vista. E dobbiamo decidere cosa fare. Allora, Supremacy e Expansion mi sembrano più legati a una tipo di gioco largo. Discovery, Prosperity, Harmony. Allora, vediamo un po'. Questo qua, Shield Build. Unlock Ship. Private Colony Ship. Questo potrebbe essere interessante. E praticamente questo qua, Energy Guild, Energy Nexus, now produce also to Unity. Questo è interessante. Su Discovery cosa c'è? Harmony Fail Risk, Anomaly Fail Risk, scusate. E qualcosa per gli scienziati. Diplomazia. Ok. Abitability aumentata del 10%. Beh, è una figata. Centro dei visitatori. Ma questo qua aumenta il danno che facciamo con le navi. C'è il planet, ah cavolo, questo qua per le conquiste, guardate che figata. Aumenta il costo, cioè diminuisce il costo dei pianeti del 25%, è molto, davvero tanto. Espansione, capital buildings now produce one additional unity. Beh, non è male. Le frontier post. Contano la metà della distanza e costano il 50% in meno. Wow. Allora, cosa ci prendiamo? Non ho pensato bene a cosa prendere. Ho pensato a produrre tanto di questi, ma non a cosa prendermi, francamente. Andiamo da questa parte. Anomaly found risk. No. No, non era questo quello che volevo prendere. Prosperi. Questo qua. Prosperity. Adopt. Yes. Ok, ora abbiamo 16 mesi prima della prossima ricerca. Come funziona? System survey complete. Anomaly found. Research 0%. Tanto bisogna. Adesso sto andando abbastanza veloce, ma la cosa importante è tenere le navi occupate. Qua abbiamo trovato un'altra luna con 50 di minerali. E direi che poi in questo sistema cosa c'è di bello? Nient'altro. Si danno 2, 2, 3. Poi mi vai a cercare quest'altra luna di questo, che dà almeno 3. E ci fermiamo un secondo lì. Ok, si può anche cliccare solo qua, senza fare il giro che ho fatto prima. Abbiamo trovato più 3. Dove, scusate? Ma non era quella che avevi già cercato? Evading hostile fleet. Evading hostile fleet. Situation log updated. Porca miseriaccia. Portiamo subito a casa questi. Allora, portiamo la flotta a casa. Ci stanno attaccando. Allora, fermi tutti. Cerchiamo di sistemare la faccenda. Tu vieni qua. Tu vieni qua. In teoria lo spazioporto mi difende. Scappa. Evading hostile fleet. Stanno attaccando la mia flotta, maledetti. E mi sa che ce l'ho troppo lontana. Dov'è che è? La mia flotta da guerra. Ce la fai a tornare a casa? È già iniziato il warp, mi sa. Situation log updated. Mining station lost. Ah, si sono bloccate dalla parte sbagliata della via. Allora, fermi tutti. Attack target. Perché qua non puoi passare? Ah, perché ti ho messo così, ok. Vieni qua. Ma non passive, aggressive. E torna a casa. Anzi, fai passivo finché non torni a casa. E poi vieni qua. Cerchiamo di risolvere questa crisi. E poi vediamo cosa fare. Cavolo, sono già trovati i pirati. Che sfiga però. Però stanno qua a non fare niente. Allora,
La flotta è stata completamente riparata, va bene. Intanto magari mandiamo la mia nave scientifica a esplorare questo qua da 24. Oddio, che bello. Allora fai così, survey system e survey system. Andiamo a prenderci questo qua. Evading hostile fleet. Chi? No, 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 no. Aggressive. Tu che potenza hai comunque? Situation log updated. Magari questi qua li attaccano, vediamo. Sì, vedete, magari le amebe ci aiutano. Amebe! È il vostro momento. Sì! Vai, che culo le amebe che fanno guerra contro i pirati. Ma che bello! Che figata! Cultist ship disable. Situation log updated. Abbiamo questi. Questi qua solo 71, quindi non ce l'avremmo fatta a vincere. Vai, spara. Aggressive. Probabilmente perché è stata distrutta. Ok. Allora dobbiamo prendere la nave. Ok, qua ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati fin qua finalmente. Questa qua è presa, prendila. Dovremmo avere ora la possibilità di costruire sin da subito qua nello spazioporto magari una spaceship, questa qua privata, che costa molto di meno. Questa qua costa molto di meno, quindi possiamo subito andare a fare questa. Molto bene. Ok, molto molto bene. Tanto ricostruiamo quello che ci hanno distrutto sti maledetti. Qua non capisco perché non possiamo attaccarli. Un po' strano. Andiamo un attimo. Interesting, va bene. Oh, abbiamo già incontrato qualcuno. Allora, loro sono... Praticamente non abbiamo nulla in comune. E non c'è nulla che vada contro di noi. Perché sono... Sì, va bene, quindi rispondiamogli così. A posto. Ok, qua invece torna indietro. Fai move here. Cerchiamo di portare avanti un pochino il tutto. Non capisco perché non si muova. Forse solo il 5% non può fare nulla. È strano. Cioè, la posso ricercare, la posso attaccare. Non capisco. Perché non attacchi? Allora, support ground, attack target. Attacca. Disband, no. Beh, è un po' strano. Davvero un po' strano. È finito quello, allora mi fai questa. Comunque davvero ci ha distrutto tutto, che sfiga. Tu. Costruiamo qua. Questo. Poi me te ne vai, finito questo, qui così. E costruisci una mining station da 60. Perfetto, dai ragazzi, ci salutiamo qua. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. La missione che dobbiamo fare questa è con una military ship in orbit. Quindi mandiamo una military ship qua in orbita. Ma non fa quello che dovrebbe. Non ho capito. Comunque, allora, abbiamo già visto un po' di novità in questo primo Let's Explore. Possiamo andare a prenderci questo schema qui. Credo che finita una di queste si possa andare a prendere uno di questi qui. Poi possiamo fare le macrostrutture attorno al sole, per esempio, al sale. E possiamo costruire delle cose sui pianeti. Adesso vediamo un attimo di giocare qualche episodio, vedere un attimo come funziona. Quindi qua abbiamo già trovato dei tizi. Questo pianeta non ce lo dovrebbe fottere nessuno, è molto buono. A me basterebbe anche prendermi dei piccoli confini e stare in questa zona della galassia, ma diventare tipo super potente, abbastanza preciso, fare tipo questo pianeta qua. Ah, però un Tom Ward, peccato, sarebbe stato molto bello da colonizzare, ma purtroppo è un Tom Ward, quindi bisogna prima terraformarlo
e nella scorsa serie non avevamo fatto neanche uno, avevo giocato un sacco di tempo, quindi non so quanto tempo ci si possa mettere. Questo è un altro da 24. Ragazzi, siamo molto fortunati in questa partita, eh? Molto molto fortunati. Allora, not survey, wet climate, quindi cioè è quello che serve a noi. Ma è fantastico. Cioè da 24 sono praticamente il massimo è 25, quindi abbiamo due pianeti pronti da colonizzare, quindi questo Let's Explore potrebbe diventare qualcosa di più. No, non credo, però dai, fatemi sapere cosa ne pensate, le vostre prime opinioni. Io risponderò a tutte queste nel quarto episodio di questo Let's Explore. Adesso cerchiamo di giocare un po' a vedere un attimo quali sono le novità di questo gioco e di questo DLC e di queste nuove patch e di Stellaris in generale. GG a tutti.